Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi porto sul canale la nuova versione dell'orologio più famoso di casa Huawei, il Watch 2. In questo caso parliamo del Watch 2e, questo nuovo orologio di casa Huawei che dal punto di vista hardware rimane simile al precedente, cambiata l'estetica e direi anche in maniera importante, il prezzo che è di 169 euro, quindi un prezzo niente male secondo me per un prodotto nuovo con caratteristiche sicuramente interessanti, soprattutto per il periodo che stiamo attraversando. Sì, perché questo orologio, che appunto viene venduto a 169 euro, vi lascio il link di Amazon in descrizione che vi fa pure la consegna il giorno dopo su questo prodotto, cos'ha di super interessante per questo periodo di Covid-19? Che ha la misurazione dell'ossigeno del nostro sangue, quindi è praticamente un ossimetro ed è in grado di misurare nel giro di 30 secondi quanto ossigeno abbiamo nel nostro sangue. E come ormai sapete tutti, visto che diciamo se ne è parlato veramente da tutte le parti, su tutti i TG, su tutti i siti di informazione, veramente ormai tutti lo sappiamo che con un ossimetro, il classico ossimetro che si va a mettere sul dito, infatti ne sono stati venduti probabilmente di più negli ultimi 2 mesi che da quando sono stati creati questi ossimetri, appunto questi dispositivi vanno a misurare l'ossigeno nel nostro sangue, quindi se abbiamo dei valori sotto una determinata soglia c'è la possibilità che abbiamo contratto il Covid-19, e qua ci viene incontro appunto questo orologio, come vi ho detto, che veramente cade a pennello da quel punto di vista. Poi però ve lo guardiamo da vicino per tutte le altre funzioni, perché ovviamente è uno smartwatch che secondo me è davvero costruito bene, interessante sotto a tanti altri punti di vista, oltre appunto a questo che secondo me attualmente per la nostra situazione diventa una cosa veramente super utile. Io l'ho fatto acquistare a mio padre, infatti appunto questa scatola non è mia ma è sua, perché comunque c'ha 78 anni. Secondo me avere al polso un orologio che basta cliccare su un'iconetta e nel giro di 30 secondi gli dice la sua saturazione del sangue, oltre a quella ovviamente del battito cardiaco, direi che diventa in questo periodo veramente utile. Quindi adesso guardiamo velocemente cosa c'è all'interno della confezione e poi lo andiamo a provare e vediamo appunto come funziona la misurazione della saturazione dell'ossigeno del sangue. Allora andiamo a aprire la confezione. Qua subito troviamo l'orologio, ma lo mettiamo un attimo da parte e lo guardiamo dopo in un secondo momento. Continuiamo ad aprire la confezione. Qua troviamo i manuali con anche le istruzioni in italiano per l'avvio rapido e qua troviamo il caricatore magnetico e il cavetto da collegare al caricatore e da questa parte ha un alimentatore USB. Questo è tutto quello che c'è all'interno della confezione, quindi la mettiamo da parte e prendiamo l'orologio, che secondo me è davvero davvero ben fatto. Allora, questo Watch GT 2e monta un display AMOLED HD da 1,39 pollici, risoluzione 454x454 pixel, ovviamente il display è touch e ha una luminosità, ragazzi, veramente una definizione veramente spettacolare, direi che è davvero ottimo. Ha una memoria interna da 4 giga, quindi è in grado di memorizzare tipo la musica direttamente all'interno di se stesso e poi trasmetterla nei nostri auricolari, quindi la possibilità di trasmettere direttamente la musica dall'orologio agli auricolari senza passare per il telefono. Un'altra cosa incredibile che ha è una sfilza di sensori, ragazzi, veramente ha tanti di quei sensori che non so neanche dove li abbiano messi, perché ne ha veramente in quantità industriale, e adesso ve li dico tutti. Ha l'accelerometro, il giroscopio, il sensore geomagnetico, il sensore del battito cardiaco, il sensore del rilevamento della luce, il sensore della pressione atmosferica e il sensore capacitivo. Ha 7 sensori, ragazzi. Ha pure il GPS, perché comunque ha il GPS incorporato, quindi un orologio super completo che secondo me a 169 euro per tutto quello che fa, perché ragazzi questo fa veramente di tutto, con un display del genere, con una cassa in acciaio, subacqueo fino a 5 metri e con tutto quello che è in grado di fare, ragazzi, tanta roba. E poi venduto e spedito da Amazon, che è una garanzia, e in più in consegna addirittura il giorno dopo per chi veramente ha bisogno e ha fretta di avere un qualcosa che misuri l'ossigeno del sangue e di averlo sempre comodo.
questo sicuramente fa al caso vostro. E in più abbiamo una durata della batteria, poi quello vabbè varia in base all'utilizzo, che può arrivare fino a 14 giorni. Ovviamente è molto variabile il tempo, io l'ho testato, dipende molto dall'utilizzo, dal tipo di utilizzo che se ne fa, però può arrivare fino a 14 giorni. Ma adesso vediamolo nella sua funzione secondo me principale, che è quella diciamo più utile in questo momento, oltre a tutte le altre che ha, perché è un orologio che dal punto di vista dello sport ha un sacco di attività predefinite, o meglio di attività sportive predefinite, e ha un sacco di funzioni appunto per lo sport. Ma adesso guardiamo il lato, quello che secondo me è più entusiasmante appunto per la situazione che stiamo attraversando dal punto di vista sanitario col Covid-19, ma guardiamolo bene da vicino. Allora, ovviamente l'orologio si accende quando noi andiamo a girare il polso, in automatico si accende. Adesso aspettiamo che si spegne, così vi faccio vedere la reattività nell'accendersi e spegnersi. Ok. Vedete che è molto molto reattivo, è possibile andare a cambiare il diciamo il quadrante, questo è quello che mi piace di più perché ha un sacco di funzioni subito comode esposte, quindi andiamo a provare però la funzione principale, quella che vi dicevo prima, della misurazione dell'ossigeno. Quindi basterà entrare nel menu, scorrere, qua è dove abbiamo tutte le funzioni principali e qua vedete che avete SP02, quindi andiamo a cliccarci sopra, ok, tieni fermo e con l'orologio rivolto là, verso l'alto, quindi inizia la misurazione, vedete che sta girando un conteggio qua intorno a questo cerchio, quindi inizia un giro a corona intorno a questo effetto sangue e alla fine, quando avrà fatto tutta la sua scansione, ci dirà la percentuale di ossigeno nel nostro sangue. Aspettiamo, sì, ci mette tipo una ventina di secondi. Perfetto, ecco, vedete, mi dà il 98% di ossigeno nel sangue, 97, 98 è variabile, e abbiamo una frequenza cardiaca di 75 bpm. Quindi nel caso avessi avuto una saturazione dell'ossigeno, quindi una percentuale molto più bassa, che dovrebbe essere intorno ai 94% se non sbaglio, se fosse stata sotto il 95% sarebbe stato meglio andare a farsi vedere, perché comunque c'è la possibilità di avere contratto il Covid-19, perché come sapete sotto alla soglia del 95% c'è la possibilità che i nostri polmoni non stiano lavorando bene, perché appunto infettati dal Covid-19. Che comunque avere la possibilità di monitorare appunto la nostra ossigenazione del sangue in qualsiasi momento della giornata, anche se stiamo lavorando, perché comunque ci sono ancora attività in cui si sta lavorando, o comunque anche se si sta in casa, avere la possibilità, la comodità in questo momento di misurare in maniera così semplice, secondo me tanta roba. Poi comunque si può utilizzare per tutte le altre funzioni che ha, tra cui vedere le notifiche di WhatsApp, di vedere le notifiche delle email, cioè veramente avere tutte le notifiche qua comode, e in più tutte le possibilità dei vari sensori che ci analizzano dal punto di vista della salute, perché anche dal punto di vista del battito cardiaco, vedete che io l'ho messo qua comodo, se vado a cliccare qua ho in tempo reale il battito cardiaco, quindi lui ci tiene costantemente monitorizzati, e nel caso ci fosse una variazione del battito, o meglio un aumento di battito diciamo senza motivo, se siamo sul divano, quindi non stiamo facendo attività fisica, o siamo seduti su una poltrona e quindi non stiamo facendo attività fisica, e diciamo questo orologio si accorge che non stiamo facendo nessuna attività, ma i nostri battiti aumentano in maniera immotivata, appunto lui ci avvisa che c'è un qualcosa che non va bene, quindi è comunque un prevenire una situazione magari sgradevole, molto sgradevole. E in più quello che poi volevo farvi vedere è tutte le funzioni dal punto di vista sportivo, perché se io vado a cliccare il tasto qua sotto, vedete tutte le attività sportive con cui lui è già preconfigurato, cioè veramente ce n'è una miriade: corsa guidata, corsa all'aperto, corsa al chiuso, passeggiata all'esterno, passeggiata all'interno, pedalata all'aperto, ciclette, nuoto al chiuso, nuoto all'aperto, cioè escursioni, cioè c'è veramente veramente di tutto.
difficilmente uno non trova quella che gli interessa, perché dalla camminata all'escursione all'alpinismo a tutte le attività sportive ci sono veramente veramente tutte, quindi sicuramente tutti troviamo diciamo la nostra attività ideale da tenere monitorata, e in più tiene monitorizzato il sonno sia dal punto di vista della qualità del sonno in base a come respiriamo, in base appunto se dormiamo agitati, se non dormiamo agitati. Lui con tutti i suoi sensori, i suoi algoritmi ci tiene monitorizzato il sonno, quindi al mattino sapremo come abbiamo dormito e che qualità del sonno abbiamo avuto. È in grado di monitorizzare anche lo stress, perché comunque tramite l'applicazione disponibile sia per iOS che per Android, quindi questo orologio è possibile utilizzarlo sia se abbiamo un iPhone sia se abbiamo un qualsiasi telefono Android, perché andando ad installare la sua applicazione che si chiama Huawei Health, che è disponibile appunto sia per Android che per iOS, potremo andare a configurare e diciamo installare l'orologio nel nostro telefono, o meglio far comunicare l'orologio con il nostro telefono, che andrà a installare l'ultimo firmware, perché è solo l'ultimo firmware che dà tutte le funzioni a questo orologio come ai precedenti, perché comunque questa funzione di monitoraggio dell'ossigeno nel sangue è disponibile anche per le versioni GT e GT2, andando ad aggiornare il firmware. Anche questo GT2e quando vi arriva va aggiornato con l'ultima versione firmware, che è un aggiornamento bello cospicuo, perché è un aggiornamento da 160 mega, una cosa del genere, quindi un aggiornamento bello importante che appunto dà un sacco di funzioni a questo orologio. Ovviamente con la sua applicazione possiamo andare a configurarlo per diciamo decidere cosa vogliamo meno da questo orologio, ma poi lui è praticamente abbastanza indipendente. Ovviamente ha bisogno del telefono per ricevere le notifiche e tutte queste cose, però anche senza di quello lui è in grado di monitorarci il cuore, di monitorare la nostra attività fisica, di monitorarci il sonno, di monitorare appunto l'ossigeno nel sangue. E un'altra funzione che ha, soprattutto per chi fa tanta attività fisica, che sempre analizzando l'ossigeno nel sangue, ma è una cosa diversa da quella precedente ci analizza il sangue stando fermi così, e ce lo analizza e ci dice quanto ossigeno abbiamo. Ma l'altra funzione, che si chiama VO2 Max, che va sempre a controllare sì l'ossigeno nel sangue, ma diciamo l'ossigeno nel sangue quando stiamo facendo tanta attività fisica, quindi va a vedere la nostra capacità che è il nostro corpo di consumare ossigeno durante un'attività fisica e quindi capire la nostra resistenza cardiovascolare. Secondo me super utile anche questa cosa, ovviamente per chi fa tanta tanta attività fisica. Non è il mio caso, a me mi basta il controllo dell'ossigeno nel sangue stando fermo seduto, però per chi veramente fa attività sportiva e la fa in maniera intensa è un'altra cosa veramente utile, vedere il suo consumo di ossigeno appunto durante un allenamento molto stressante dal punto di vista fisico. Quindi ragazzi, spero di avervi detto più o meno tutto quello che è in grado di fare questo nuovo orologio Watch GT2e di casa Huawei, che secondo me adesso con questa possibilità di tenere controllato l'ossigeno nel sangue in questa situazione di Covid-19 diventa davvero una cosa in più, oltre a tutto quello che è già in grado di fare, oltre a tutto quello che è comunque la sua bellezza estetica, perché è veramente bello e soprattutto secondo me è ad un prezzo non eccessivo per quello che viene dato per questo orologio, perché comunque non è un orologio low cost, ma non è neanche secondo me folle come prezzo per quello che è in grado di fare e di dare questo orologio, soprattutto adesso che è in grado di monitorizzare l'ossigeno nel nostro sangue. Direi che raggiunge un livello veramente veramente top. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato sul canale la mia opinione, le mie impressioni di questo Huawei Watch GT2e è sicuramente un orologio da valutare e da tenere in considerazione se si deve acquistare uno smartwatch, perché questo qua ragazzi è davvero tanta tanta roba. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato sul canale le mie impressioni e le mie opinioni su questo Watch GT2e di Huawei vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, un'eccezione, un testo, una novità. Ciao.